Ciro Alighieri a spasso per l'inferno, a spasso si fa per dire, una Divina Commediola dove vengono narrati o perlomeno raccontati i diritti persi, non so se li ritroveremo durante lo spettacolo, di persone, diciamo così, deboli. Hai detto già tutto tu, io mo che dico? È uno spettacolo che parla dei diritti dell'infanzia, intanto, la carta dei diritti dell'infanzia che è sconosciuta, nessuno sa, molti non sanno neanche che esiste la carta dei diritti, eppure esiste, è stata firmata da quasi tutti i paesi del mondo e ha valore legale, quindi insomma è un documento serio, importante. Ma non è soltanto misconosciuto, è anche inapplicato fondamentalmente, per cui c'è questo poeta che si aggira per il terzo mondo e incontra questi gironi dove dentro ci sono i bambini i cui diritti sono stati traditi. Quindi, a differenza dell'inferno di Dante, attenzione, nei gironi ci sono le vittime, non i carnefici. Questa è la differenza sostanziale tra Ciro Alighieri e Dante Alighieri. Mi guardo intorno, chi mi può aiutare? Sono stanco, devo fare la pipì. C'è caldo, puzza, è pieno di zanzare. Chi è che mi dice io? Che ci faccio qui? Tutto ad un tratto che vega lontana. Un bimbo avvicinarsi a parte mia. Sono Virgilio, bel napoletano, dice io devo mostrare a te la via. Chi stera, con scugnizio, curta e nera, vedeva un gulma, una tunichetta bianca. Per quelle valli se ne andava in giro con aria triste, rassegnata e stanca. Ti condurrò per la grande pianura a constatare che giustizia è morta, a mirar prepotenza e dittatura dove la vita è faticosa e corta, dove se bevi tu ti caghi sotto, dove guagliuno sanno da sta zitto, dove le cose stanno a capa sotto, dove regna il rovescio del diritto. Questa è proprio l'immagine dell'Africa, che per noi è una cosa bizzarra, nel senso che noi immaginiamo l'Africa in un modo che non è, in un modo, perché l'Africa è un posto di dimensioni abnormi, è gigante, è uno scherzo di Mercatore l'Africa. Lei sa raccontare temi seri attraverso la giusta ironia e leggerezza. Lei è stato in Africa da poco, che dire, ci va da tanti anni e Amref, ce l'ha scritto sulla maglietta, compie quest'anno 30 anni. In realtà ne compie 60, è Amref Italia che compie 30 anni ed è nata. Siamo nati insieme, io e Amref, in Italia, e per cui è da 30 anni ormai che collaboro con Amref, è da 30 anni che faccio raccolta fondi. E quando faccio raccolta fondi, io le dico sempre, voi datemi 20 euro, mi volete dare 20 euro? Io li prendo con grande piacere perché servono a fare un sacco di cose, però preferisco che me ne diate 10 invece che 20, a una condizione, con le altre 10 comprate un libro di storia. Perché se no non si arriva da nessuna parte. Qualcuno di voi magari se la ricorderà, Amoria, quella bambina che diceva basta poco che ci può, perché non sei tu ad adottare i bambini in Africa, sono loro che ti adottano. Ma Amoria, quando io arrivai per la prima volta nel suo villaggio, aveva cambiato gli incisivi, aveva avuto 9 anni, 8-9 anni. E è arrivata trotterellando, si è messa sotto, ma guardavo con la gonnellina di pelle di capra, la collana di accendini picca, mi guardava così, mi ha dato un'occhiata. Babbo! Io mi sono commosso perché ho pensato, mi ha riconosciuto come padre. Tu pensa, una bambina che non mi aveva mai visto, mi ha riconosciuto come padre, mi sono commosso. Scoperto dopo che babbo significa babbuino, che c'entra, loro sono glabri, noi pelosi, ha visto tutto ste dita, pensate, saranno un babbuino, siamo diventati amici perché in quegli anni là io avevo dei figli piccoli, mi regalavano, mi davano, mi pagina certa, ma padre, dei pupazzetti, quelli che stanno dentro gli omini di cioccolata, mi dicevano porta le bambini africani, io partivo sempre con questa mappata di quelli, e gli ho regalato uno di questi pupazzetti, una paparella. Ma l'entusiasmo alle stelle, tutti i giorni giocavo sta paparella a Nazareth, Nazareth, Nazareth. La sera, quando sono ripartito, sono salito sulla Jeep, è arrivata di corsa e mi ha restituito la paparella, me l'ha restituita, perché pensate,
Non è possibile che un babbuino mi ha regalato una cosa così preziosa, no, non è possibile, è troppo, è una cosa eccessiva. E in questo scambio che c'è stato proprio l'adozione, lei mi ha restituito la paparella e gli ho consegnato il cuore, non è che c'erano mezze misure. Certo, poi era ovvio. È ovvio che la paparella gliel'ho lasciata, no? Gliel'ho venduta per 2 euro, però almeno non costa una paparella, no, parliamoci chiaramente. 30 anni di un'Africa che, lo ha ribadito più spesso, ha un credito nei nostri confronti. Ah beh, io di questo ne sono assolutamente convinto, perché tutti vedono il debito dell'Africa, il debito dell'Africa, ma quale debito dell'Africa? L'Africa solamente crediti, è un posto dove da 300 anni a questa parte usiamo come supermercato, con la differenza che al supermercato quando negli scaffali finiscono le cose ce li rimettono, no? E poi la differenza sostanziale è quando esci dal supermercato passi alla cassa di solito, e in Africa alla cassa non ci passa nessuno, per cui diciamo che c'è questo clima un po' anarchico dove chiunque arriva pianta una bandiera e dice questo è tutto, cosa, tutto mio, tutto mio, tutto mio, e gli africani, che sono sostanzialmente delle persone mansuete, sono un popolo molto mansueto, per molte decine, per qualche centinaia di anni hanno accettato questa situazione che le ha depredate di quasi tutto. In Africa, ma tutto, nel senso, non soltanto le materie prime, che sono quelle che a noi ci preoccupano di più, no? Perché per noi l'Africa non è un posto dove delle persone ci camminano sopra, è un posto dove sottoterra ci sono delle cose, ecco, questa è la differenza. Ma non sono stati depredati soltanto delle loro materie prime, ma della loro cultura, dei loro modi di vivere, del loro modo di affrontare le situazioni, che sono profondamente diversi. Il tempo in Africa rispetto al tempo in Europa, proprio il concetto di tempo, profondamente diverso, e profondamente diversi sono i rapporti che si creano tra le persone. Insomma, c'è un mondo decisamente diverso dal nostro, e siccome noi abbiamo questa logica che quando una cosa non è come la vogliamo noi o non è come diciamo noi è peggio, noi stabiliamo che è peggio, nel senso che se non so come noi so peggio, nessuno può pensare che so uguali ma un po' diversi, so peggio, quindi questa è la situazione che vive la che vive l'Africa. Voglio vedere Caina con tutti i traditori dell'infanzia fin sopra il collo, dentro la latrina, quei demon che gli ballano sulla panza. Virgilio mi guarda, non hai capito? Non c'è Caina, non so cose legittime, sta a casa sua ognuno che ha tradito, le pene qua le scontano le vittime. Perciò stammo a sentire, piglia battina, fai come fanno tutti, che ti importa? Tieni l'età, sei quasi sessantenne, noi stiamo a casa e caspita, stiamo a giorta. Ma prima ho dei messaggi della gente. Uno, se torni, porta il mozzarella. Due, giustizia serve a questo continente, disse Virgilio con occhi come stelle.